Hola Bonnit, rieccoci qui a parlare di betting con la strategia dell'hot goal. I 17 match bettati in questa settimana, l'hot goal sarà consigliata in abbonamento da lunedì a giovedì, mentre nel weekend sarà consigliata la scalolover. La scalolover è una dinamica a livello operativo nel betting exchange di match con una percentuale intorno al 90% di match che possono avere almeno due reti. I risultati della scalolover sono online, sono pubblici, sono relativi al periodo pre-Covid con i match che venivano dati prima del weekend e i risultati che venivano dati dopo il weekend. Abbiamo avuto un 18 su 20, un 17 su 18, un 14 su 16, un 20 su 22. Il risultato peggiore, un 16 su 22. E direi che i risultati sono stati tutti abbastanza interessanti e quindi avremo la possibilità in abbonamento di mettere due servizi molto interessanti a livello redditizio, poco stressanti, e con le indicazioni che darò sicuramente avremo tante persone soddisfatte ad un costo molto piccolo, meno di 1 euro al giorno per poter guadagnare serenamente, tranquillamente, con due protocolli altamente profittevoli. L'hot goal è andata veramente molto 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 bene nell'ultima settimana con 17 match presi in esame, che vediamo in grafica. 3 sole le perdite, 17 i match bettati, 14 le vincite. Il rischio generico medio per ogni match consigliato è del 3%, 62,40 euro. È il ricavo da questi 17 match rischiando 10 euro. Il 18,72% è il ritorno netto in percentuale. Il numero massimo di match persi consecutivi è pari a 1. Il numero massimo di match vinti consecutivi è 7, una serie ancora corrente perché è l'ultima, quella che vediamo in grafica. C'è molto Belgio nell'hot goal, molta Germania. Anche un po' di calcio femminile, calcio primaverile italiano con Juventus-Hellas tra le altre cose. 5,43 euro invece è il guadagno medio per ogni match bettato. E quindi, mediamente parlando, so che ogni match in questo momento, allo stato dell'arte, mi porta 5,43 euro, rischiando mediamente ogni volta 10 euro. Il ritorno netto in percentuale medio per ogni match invece è dell'1,10%. La percentuale di win rate è dell'82,35%. Una percentuale superiore ai due match presi in esame a livello personale e quindi aspettiamoci sicuramente anche dei periodi non particolarmente floridi, ma ripeto come sempre il risultato va visto nel medio periodo. Da lunedì si ricomincia. Nel weekend ci saranno le partite della scalolover e poi tutto quanto verrà messo in un canale Telegram a breve, con un costo molto piccolo. Tutte le persone che vorranno potranno usufruire di queste informazioni. Oltre a questo ci potrebbe essere anche del materiale didattico, ci potrebbero essere delle strategie esclusive e la consulenza privata con ogni persona che vorrà sfruttare al massimo sia l'hot call che la scalolover.